Com'è? Sta andando molto molto bene, pieno di emozioni, pieno di divertimento, di colori, anche stancante perché abbiamo dovuto fare tutte le squadre, organizzare, incastrare, però ci stiamo divertendo veramente veramente tanto e stiamo conoscendo tantissima gente e stiamo vivendo Candiolo in un modo attivo. Sì, stiamo facendo diverse sfide con gente che non abbiamo mai visto prima d'ora, quindi anche ci stiamo un po' mettendo in gioco con gente che fino all'altro giorno era sconosciuta, conoscevamo solo di vista, e quindi stiamo ricreando quella sorta di collettività che ci si aspetta da un piccolo paese, e questo torneo sta ricreando questa collettività. Bene, è una bella esperienza per conoscere nuova gente, nuovi amici. Poi non mi aspettavo questa risposta dal paese, ci sono sempre state manifestazioni, sagre, però mai così tanta gente, che non mi aspettavo tanta gente così. Siamo contentissimi perché abbiamo ricevuto un bellissimo riscontro dalle persone e non ci aspettavamo un numero così elevato di persone partecipanti, anzi noi puntavamo a numeri molto bassi, invece arrivando a più di 650 persone iscritte è davvero una grande emozione, è una grande fatica, però viene ricompensata tutta. E conoscere persone nuove è una bellissima cosa e soprattutto intraprendere nuove avventure con loro. È ovvio che non conoscendosi non è facile rapportarsi perché non, per fortuna non siamo tutti uguali, quindi ogni tanto ci sono delle prime difficoltà iniziali, però superate quelle, siamo una bellissima comunità, giovanissima, e tutti quanti vogliamo prendere iniziative e abbiamo un bellissimo supporto da parte di tutti. Siamo proprio felici di aver vissuto questo torneo al massimo e ci sta lasciando un bellissimo ricordo sia di Candiolo, scoprendo nuove cose. Divertente, bello, faticoso. Siamo davvero molti, non ce l'aspettavamo. Il comune si aspettava che eravamo in 50 per borgo, ma adesso siamo in 150 per borgo. È impressionante, non abbiamo mai fatto una cosa così a Candiolo. L'anno prossimo vorremmo aggiungere molti sport e mettere più categorie, perché quest'anno molti bambini hanno potuto giocare ad esempio a calcio perché c'erano solo ragazzi grandi e quindi ci sono rimasti male. È stato molto divertente, è una cosa per unire tutto il paese, e c'è grande competizione. Il torneo di calcio è stato molto bello anche perché abbiamo vinto. Sì, primo torneo che assisto, c'è una buona partecipazione da parte della popolazione, siamo molto contenti, speriamo che anche i prossimi anni riusciamo a organizzare un evento così ben fatto. C'è molta competizione, ogni squadra cerca di dare il massimo, anche a partire dagli antropi, da Augusto, quindi è un momento di festa del paese, bello. È una sensazione molto strana, perché è il primo anno che lo facciamo, però tutto sommato è una competizione amichevole, dove tutti si impegnano al massimo, e questa è un'ottima manifestazione per dimostrare che Candiolo comunque è un bel paese.